Come ormai consuetudine da qualche anno a questa parte, anche la 31ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Veneziana si è chiusa sotto il tiro incrociato delle polemiche. Dei 17 film passati in rassegna, ben pochi si sono salvati dal naufragio. Naufragio che ha coinvolto soprattutto la produzione straniera. L'Italia si è salvata con due lunghi telefilm che Rossellini e Fellini hanno realizzato per conto della Rai TV. Si tratta del Socrate e dei Clowns. Un cenno a parte merita il film di Francesco Rosi, Uomini contro. È chiaro che in un prossimo futuro occorrerà rinnovare la formula, a meno che non si decida per la soppressione del festival. L'ultima serata è stata dedicata alla consegna dei premi, non più Leone d'Oro ed Argento come usava una volta, ma premi di altro genere, come il Cartier d'Oro al conte Giovanni Nuvoletti, rivelatosi oltre che uomo elegante, attore e caratterista di prim'ordine. Un premio più che meritato è andato ad Orson Welles. Ha ritirato il premio per lui la nostra Alida Valli, che gli fu vicino nel Terzo Uomo, dopodiché su Venezia 70 è calato il sipario.